Abbiamo deciso di incontrarci assieme alle autorità presenti e fare sì che praticamente il territorio fosse anche riconosciuto attraverso i suoi prodotti di eccellenza e presentarli ad un consumatore attento ormai e che ricerca questa eccellenza in un cibo salubro e di buon gusto. E creare quel paniere di prodotti dove il consumatore deve trovare tutto, deve trovare dalle proteine ai carboidrati, tutto, ma sempre legati da un unico anima che è quella di un cibo sicuro e sano, quella che c'è. Sicuramente con l'unione fa la forza, riusciamo praticamente a essere sotto delle bandiere che ci permettono anche di essere guida per il nostro sistema e che ci permettono praticamente di dare quelle che sono le indicazioni principali. Una bellissima giornata anche con il coinvolgimento dell'Ordine degli Agronomi per concentrare su Piana le eccellenze del territorio. La cosa molto importante è che oltre all'eccellenza del settore agronomico stiamo coinvolgendo anche nuove attività. Mi riferisco agli allevamenti di bestiame per consentire avere la disponibilità di materia prima del luogo, quindi prodotti a chilometri zero. C'è sempre per fortuna il coinvolgimento delle nostre eccellenze culinarie, il pane, il vino e non può mancare la nostra eccellenza assoluta, il nostro famoso cannolo. Quindi abbinare a questa filiera di prodotti importanti e principali anche gli allevamenti di bestiame con la consumazione di prodotti di cui conosceremo tutta la varia, la varia trafila con prodotti biologici e con un prodotto finale anch'esso biologico, penso che sia il completamento di questa bellissima iniziativa. Quindi ancora una volta Piana al centro di queste belle iniziative di promozione del territorio e delle nostre eccellenze.